Carla Danani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutte e tutti. E bentornata qui nel Posto delle Parole per raccontare di questo festival che raccontiamo perché la curiosità per i festival che hanno qualche cosa di sostanziale, che hanno un progetto culturale, ci piacciono particolarmente, perché qui la posta in palio per un festival è sempre importante e non è solamente quella di raccogliere pubblico, di fare successo da un punto di vista della quantità, che è anche importante, ma qui è un progetto culturale che è molto più ampio rispetto a un festival. Carla Danani ci racconta le Terre Traverse. Carla Danani, lei è filosofa, ecco, e io partirei proprio da questo. In che modo, dal punto di vista filosofico, possiamo raccontare i luoghi, e in questo caso da un punto di vista festivaliero, come Terre Traverse? Ma io credo che la filosofia ci aiuti a comprendere quali sono le dimensioni costitutive dell'essere umano. E tra queste dimensioni costitutive dell'essere umano, attraverso il rilievo della corporeità, noi non possiamo che renderci conto che abbiamo un rapporto con il mondo e con i luoghi, che sono il concretizzarsi del mondo, che, come dice Merleau Ponty, è più antico del pensiero. Se quindi il rapporto con i luoghi è costitutivo per gli esseri umani, ecco che ne viene, io credo, il bisogno di conoscerli, di riconoscerli, di raccontarli e di farlo insieme, perché i luoghi sono comunque l'espressione di una dimensione, di quella dimensione dell'umano che è immediatamente relazionale, che è immediatamente sociale, che è insieme socio spazio temporale, come potrebbe dire un autore come Soja, che proprio si è occupato di quella che lui chiamava la giustizia spaziale. Perché se i luoghi sono questo, sono costitutivi dell'essere umano, dell'essere al mondo, dell'essere umano, è chiaro che non sono dei semplici scenari, delle scenografie sulle quali la nostra esistenza accade, ma sono costitutivi dell'esistenza e quindi delle condizioni anche di giustizia o di ingiustizia. Quindi rilevano per quanto riguarda la costruzione del sé, della sé personale, e rilevano per quanto riguarda la costruzione dei gruppi sociali. Ecco che allora io credo ne viene anche l'importanza dei festival, non come qualcosa di superficiale, non come qualcosa, appunto, come lei diceva, semplicemente per attrarre, fare numero e magari fare turismo, nel senso di considerare i luoghi delle mere risorse da poter, su cui fare marketing, ma diventano i festival delle occasioni che si offrono per l'incontro tra coloro che i luoghi abitano, ma anche verso coloro, per coloro che questi luoghi possono imparare a conoscere attraverso delle belle occasioni culturali in cui questi luoghi si raccontano in quella che è la cultura materiale e immateriale che li caratterizza. Ecco, io ci vedo questa dimensione nell'attività che noi Terre Traverse facciamo ormai da più di 10 anni, e che facciamo con lo sguardo rivolto ad una dimensione particolare di quelli che sono i luoghi, di quello che è il territorio, che è la dimensione del territorio rurale, purtroppo a volte considerato lo spazio bianco, lo spazio vuoto, dove ancora non c'è nulla, no? Fino a che non viene urbanizzato. E invece il territorio rurale è custode, è un deposito di saperi, di competenze, di conoscenze, di storia, tanto quanto il territorio urbanizzato. E allora a noi è venuta l'idea di portare nel territorio rurale, quindi nelle nostre cascine, quelli che sono questi eventi culturali che di solito sono organizzati all'interno dei luoghi, dei bei luoghi, cosiddetti a volte, in un'espressione che io non amo molto, contenitori culturali della città, e quindi l'opera lirica, e quindi il teatro, e quindi le mostre, e quindi le presentazioni di libri. E questo è il nostro festival nella pianura di Giuseppe Verdi, che si svolge nella pianura, nel territorio rurale della provincia tra Piacenza e Parma, appunto nelle Terre Traverse.
E l'idea di Terre Traverse ci è venuta rubando, per dir così, il titolo di un libro di Giovanni Tocci, appunto il libro Le Terre Traverse, Poteri e Territori nei Ducati di Parma e Piacenza tra 6 e 700, perché abbiamo voluto far riferimento a quella che è la storia di questo territorio, che ha vissuto un processo di territorializzazione assolutamente originale rispetto ai due centri urbani forti che erano da un lato appunto Parma e dall'altro Piacenza. Non è che in mezzo non c'è nulla, in mezzo c'è una storia che ha avuto una sua originalità, una propria peculiarità, e questa peculiarità la si può leggere ancora nei segni che questo territorio porta con sé, nelle tracce che in questo territorio si possono riconoscere. E noi vogliamo invitare le persone a riconoscere queste tracce, a ritrovarci la storia di quello che sono, a ritrovarci quell'alterità che in qualche modo le costituisce e che sta nel loro passato. In qualche modo, Carla Danani, lei ha citato Merleau-Ponty e in qualche modo possiamo, attraverso le sue parole, riprendere il concetto di Merleau-Ponty sul pensiero e sul ripensare il pensiero. Ciò che voi avete fatto per queste Terre Traverse è ripensare e ripensare lo spazio, perché a volte è giusto pensarlo, ma manca quell'attività del ripensare, no? E quindi del contestualizzare un luogo e contestualizzare anche i soggetti all'interno di questo luogo, che vengono chiamati, come diceva lei, questi contenitori. Però se il contenitore ha dei contenuti, ha una sua valenza, se no rimane semplicemente un contenitore da un punto di vista mediatico e basta. Certo, perché i luoghi hanno, io sono convinta di questo, i luoghi hanno una loro dimensione performativa, che agisce, apre mondi, prima ancora che noi riusciamo a riflettere su questo. Ma è importante, come lei diceva, no? Questo pensiero di ciò che accade, il pensiero di questi mondi che si aprono, perché siamo in grado di starci dentro in modo consapevole, perché siamo in grado di starci dentro da umani, e perché nel momento in cui mettiamo mano alla trasformazione dei luoghi ci accorgiamo di ciò che questi luoghi portano con sé e quindi dell'indirizzo che già hanno dato, possono dare, ci invitano a cogliere di quella che è la trasformazione alla quale possiamo mettere mano. A me dei luoghi piace dire che non tanto sono come le cose, no? Come gli oggetti, non si possono pensare in questa maniera, ma i luoghi di fatto accadono, sono degli eventi che offrono condizioni di possibilità all'esistenza degli esseri umani e alla riproduzione dell'esistenza. Allora, se sono questo, vanno appunto, con un'attività anche riflessiva, vanno colti questi appelli che vengono dai luoghi, queste condizioni di possibilità che vengono offerte, perché poi vengono offerte alla responsabilità di coloro che le devono raccogliere e devono confermarne alcune, trasformarne altre e eventualmente anche contestare altre ancora. Perché questo è il senso di luogo, no, in sostanza. Certo, e quindi, non ci deve essere niente di nostalgico. Ecco, no? Tra l'altro questo concetto dei luoghi che accadono, Carla Danani, io vado un po' fuori tema, ma è per determinare anche che a volte un ascolto genera qualche cosa. In una delle precedenti conversazioni già lei mi aveva parlato di questi luoghi che accadono e ci abbiamo pensato questa cosa dei luoghi che accadono, tant'è vero che sarà grazie a lei che forse questi luoghi che accadono, noi stiamo lavorando su un piccolissimo progetto sempre radiofonico dedicato ai luoghi, ma dal punto di vista dell'accadere, e quindi grazie al suo pensiero, a questa che noi abbiamo chiamato utopia, perché è questa utopia a creare, all'educare il senso di luogo che credo sia anche interessante, è quello che voi state facendo in sostanza per Terre Traverse. Ecco, Terre Traverse adesso andiamo a raccontarlo, seppur post-Covid, e questo è già importante, no? È importante perché è un riconoscimento del luogo nonostante tutto quello che si è attraversato, e quella terra ha attraversato un dolore molto forte. E che cosa racconta quest'anno Terre Traverse, Carla Danani? Quest'anno abbiamo voluto a tutti i costi raccontare di nuovo, incontrarci di nuovo, proprio perché ci è sembrato
il modo in cui poter cercare di aiutarci l'un l'altro a riparare, a ricucire le ferite che abbiamo subito. Allora, nel rispetto di tutta la massima sicurezza sanitaria possibile, abbiamo detto incontriamoci, ed incontriamoci di nuovo attorno a qualcosa di bello. Allora abbiamo organizzato nelle nostre cascine, di nuovo scenografia a cielo aperto, un primo evento sarà questa sera, e sarà un evento molto particolare perché racconterà Verdi e l'opera di Verdi attraverso il rap. Cioè Leti Daphne, che è una cantante lirica, ma è una cantante lirica un po' anomala, a colpi di rap ci racconterà il mondo dell'opera. Quindi uno spettacolo divertente nel suo genere, che accomuna rap e lirica, cercando di aiutare a fuoriuscire da quelli che sono gli stereotipi che spesso, diciamo così, inficiano, no, la valorizzazione sia dell'uno dell'altro. E quindi presenterà l'opera come un gioco fantastico, intelligente, alla portata di tutti, riattualizzabile in qualsiasi momento, adattissimo anche ai giovani. Poi la prossima settimana avremo un appuntamento, se vogliamo, più classico invece, perché ci sarà la costruzione apposta per noi, apposta per il nostro festival, da parte di Anna Maria Chiuri, che è un mezzo soprano conosciuto a livello internazionale, in tutto il mondo, ha cantato anche al Metropolitan, ci dedicherà uno spettacolo, un recital, in cui attraverserà le arie, i ruoli del mezzo in Giuseppe Verdi, e lo faremo in una cascina porticata che è sul tratto della Francigena, dove di solito abbiamo ospitato il concerto finale dei vincitori del concorso internazionale di voci verdiane, che quest'anno, in quest'estate, non si è potuto realizzare, ma non abbiamo voluto mancare l'appuntamento con la lirica interpretata in senso classico. E Anna Maria Chiuri, accompagnata dal maestro Milo Martani, ci è venuta incontro costruendo questo spettacolo per noi. Ci sarà poi alla fine di agosto, in un altro luogo di queste terre traverse, che è un luogo molto particolare, a Isola Serafini, dove c'è la conca sul fiume Po, il nostro grande fiume, che segna, caratterizzandola così tanto, questa nostra terra di pianura. Ci sarà uno spettacolo in cui racconteremo, grazie al reading di Roberta Biaggiarelli, in specifico proprio Giuseppe Verdi, agricoltore. Lo faremo attraverso il recupero del suo epistolario, dove ci sono tantissimi spunti che raccontano di questa capacità, di questo genio musicale che appartiene all'umanità intera, di concentrare nell'arco di 40 anni, investendo ciò che guadagnava dalla attività di compositore, investendolo in appezzamenti di terreno, fino a 1.000 ettari di terre poste nella bassa Piacentina, e alcune di queste le affittava, ma alcune, su alcune dava disposizioni direttamente ai fattori su ciò che dovevano fare in termini di scelte agronomiche o di irrigazione o di allevamento del bestiame, e le acquisiva queste terre con un occhio molto intelligente, un occhio che aveva come criterio il sistema delle acque, perché sapeva bene quanto è importante l'irregimentazione delle acque per un territorio di pianura. E Roberta Biaggiarelli, che ha già scritto per noi l'altra opera, Giuseppe Verdi agricoltore, uno spettacolo di teatro di prosa coprodotto da Fondazione di Piacenza Vigevano e Regione Emilia Romagna, questo racconto di Verdi agricoltore, in questo caso ci dedicherà un reading dall'epistolario, accompagnata dalle musiche di Maddalena Scagnelli, una bravissima artista che peraltro è depositaria di una spinetta, e tutti sappiamo che cosa significa la spinetta per Verdi, e che intramezzerà il racconto dell'epistolario appunto con musiche verdiane. Ma gli appuntamenti verdiani non finiscono qua, caratterizzano il nostro, senza esaurirlo, il nostro festival, perché il 10 di ottobre, che è il giorno della nascita di Giuseppe Verdi, avremo, e qui si passa ad un altro registro, alla cultura che incrocia insieme dimensione materiale e immateriale in senso più proprio, avremo una degustazione di vin santo.
perché forse non tutti sanno che il vin santo, pur essendo un prodotto, diciamo così, che caratterizza per antonomasia, no, la Toscana, vede tra i vinsanti storici anche alcuni prodotti, alcuni vini dei Colli Piacentini. Sappiamo che poi il vinsanto ha delle dimensioni simboliche importantissime, no? Era associato a proprietà taumaturgiche, era associato a situazioni di forte convivialità, era associato a situazioni di sacralità, era il vino dell'amicizia, era il vino più regalato che venduto, offerto al parroco, offerto al medico, offerto a coloro che in qualche modo salvavano la vita a qualcuno, quindi il medico, il parroco, no? Stappato per una ricorrenza importante e appunto anche utilizzato per la liturgia della messa. Ecco, noi abbiamo voluto celebrare il compleanno di Verdi con una degustazione di vin santo. Beh, questa è una scoperta molto bella, scoprire il vin santo anche nelle terre piacentine, quando così magari distrattamente noi pensiamo, che ne so, a uno splendido vino che potrebbe essere il Gutturnio, tanto per citarne uno tra i vari, e invece adesso scopriamo anche le qualità e la storia del vin santo di quella terra. Ed è un modo anche, a proposito, per ricollegarci a quello che si diceva all'inizio di questa conversazione, di conoscere e riconoscere i luoghi attraverso i prodotti della terra stessa. E qual è il punto di riferimento internetico per scoprire, conoscere il vostro progetto culturale, il vostro festival, Carla Danani? Potete collegarvi al nostro sito www.terretraveste.it. Però abbiamo anche una pagina Facebook che aggiorniamo continuamente, e la nostra pagina è Terre Traverse, oppure chi vuole può scriverci, noi comunichiamo molto volentieri, rispondiamo molto volentieri, il nostro indirizzo è terretraverse@libero.it. E prima di salutarci, Carla Danani, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Guardi, in questi giorni ho ripreso in mano un libro di Rino Bianchi e Giaba Scego, dal titolo Roma negata, percorsi postcoloniali nella città. Proprio perché, interrogandomi sulla questione della dimensione performativa dei luoghi e della loro rilevanza per la costruzione del sé e per la costruzione dei gruppi sociali, mi sono interrogata sull'importanza di avere consapevolezza che possono essere visti, ci possono essere sguardi altri da quelli considerati mainstream oppure maggioritari, che possono vivere gli stessi luoghi in una maniera differente. E quindi ciò che può sembrare scontato o ovvio, visto con altri luoghi, mette in luce una storia che invece forse era stata occultata e su con la quale forse invece bisognerebbe fare i conti. E in particolare, appunto, Giaba Scego, attraverso il suo camminare lungo Roma, ci parla appunto della storia coloniale dell'Italia, su cui forse bisognerebbe fare i conti, e che alcuni luoghi peraltro dicono come se fosse una ovvietà. Ovvietà, però bisogna in ogni modo attraversare quell'ovvietà, superarla, superare la soglia e andare incontro e andare dentro i luoghi che sono della nostra storia e non solo. Ma lei, Carla Danani, a quale area verdiana è più affezionata? Io sono affezionata alla Traviata. Ed esattamente quale aria più l'affascina? Ma mi affascina un po' tutta nella sua in fondo tragicità, no? Che racconta ciò che accade e che forse avrebbe potuto anche non accadere. Ed è forse qui la modernità straordinaria di un lavoro come la Traviata, e che spesse volte proprio Traviata è stato traviato il senso vero stesso di questa straordinaria opera. Intanto grazie davvero, Carla Danani, buona giornata. Grazie a voi, cari saluti a tutti, vi aspettiamo.